a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePad17 e oggi siamo tornati su Minecraft per un nuovissimo episodio. Ok ragazzi, bentornati nella Random Craft. Come potete vedere ci troviamo dove ci eravamo lasciati l'ultima volta. Qui in basso c'è la mia casetta che avevo costruito proprio nello scorso episodio. Oggi ragazzi volevo, dopo aver letto i vostri commenti, sono molto contento che vi sia piaciuta questa semplice costruzione, perché considerate che io non gioco molto spesso a Minecraft e non sono capace di creare cose tanto particolari. Magari in futuro sì, però per il momento diciamo che provo a fare quello che mi riesce meglio, ovvero costruzioni semplici. Oggi ragazzi pensavo di ampliarla e quindi, come potete vedere nell'immagine che adesso vi sarà apparsa a schermo, seguire questo progetto. Praticamente sulla struttura già preesistente che abbiamo costruito nello scorso episodio tireremo su una colonna centrale, in parte in legno, in parte in vetro, e in cima a questa colonna costruiremo la nostra nuova casa. La nostra nuova casa, che in questo modo sarà visibile anche dalla distanza, ci potrà servire da punto di riferimento, e in cima mi piacerebbe piazzarci qualche torcia, almeno così sarà visibile anche di notte. Come potete vedere qua ho già raccolto un bel po' di legna, quindi così non dovrò farvi attendere. Adesso però ragazzi sta diventando notte, quindi inizieremo la costruzione domani mattina. Perfetto ragazzi, un nuovo giorno sta sorgendo. Adesso direi di metterci subito al lavoro, perché questa zona qua, dove per il momento sto vivendo, praticamente diventerà una specie di magazzino e io andrò a abitare praticamente là in cima. Diventerà questa struttura una torre d'osservazione tipo quelle che c'erano in Firewatch, una miniserie che vi ho portato sul canale. Quindi sarà tipo una torre dei guardiaboschi. Va bene ragazzi, direi di metterci all'opera. Quasi quasi però prima, visto che me l'avete praticamente chiesto, allora metterei a cuocere un po' di roccia, perché volevo sostituire questo pavimento e lo andiamo a sostituire con probabilmente questo materiale qua che mi avete suggerito di mettere la scorsa volta. Adesso ne ho ancora due blocchi e basta. Direi che comunque il pavimento lo andremo a finire in questo episodio. Aspettate che inserisco questi qua. Ok, allora così potremo utilizzare anche i vetri che ho creato qua. Allora, mamma mia, abbiamo già 50 e passa blocchi di terra. Direi che può andare bene. Ok, eccoci qua. Allora, la mia idea era praticamente, perché poi userei una scala tipo, una scala a pioli, no? Per salire. Allora, vediamo, così. Poi ai lati così, così. E noi ci inseriremmo qua. Quindi direi che può andare bene. Cominciamo a salire. Ok ragazzi, direi che siamo arrivati in cima, guardate che paesaggio, la torre dovrebbe essere ben visibile perché poi qua dobbiamo costruire anche una bella, diciamo, come si chiama, una bella terrazza. Allora, direi che possiamo concludere qua, adesso ho fatto la terra che poi tirerò via. Volevo poi fare la terrazza con questo materiale qua. Allora, attenzione a non cascar giù, devo tenere il maiuscolo schiacciato. Ok, ok. Qui ragazzi, se casco giù finisce la serie. Allora, op. Poi op. Op. Ok. Io tengo sempre premuto shift, ragazzi, perché non vorrei veramente cascar giù. Secondo me viene una terrazza enorme. Mi sa che ho esagerato leggermente, perché poi sono 4 di qua e 4 di là, eh. Potrei quasi quasi creare un orto volante. Un orto volante. Beh, che bella battuta. Ok, allora adesso direi di andare giù a vedere com'è la costruzione. Farei che usare la pala, così ci mettiamo meno.
Perfetto, eccoci qua, nuovo giorno, continuiamo la costruzione. Quasi quasi l'allargherei però, quasi quasi l'allargherei, tanto materiale ne ho. E basterebbe allargarla di uno per lato. Però quasi quasi prima vorrei farmi anche la scala, così non devo sempre andare su e giù con la terra. Allora, la scala, mi farei un attimo gli stecchini però. E ne farei... dovrebbero bastare. Ok ragazzi, mi è venuto in mente, è praticamente così, è un dispendio unico di stecchini praticamente. Ok, prendili qua, prendili qua, prendili qua, prendili qua. 9 pezzi, po' pochini. 15, non so se mi bastano. Proviamo a farne ancora così, 18. Ok, ho dovuto utilizzare un po' di legna. Allora, torniamo alla costruzione. Dobbiamo allargarla, se non sbaglio, di uno per lato. Aspettate che sono scomodissimo. Mi sta venendo un crampo quasi alla mano. A forza di tenere schiacciato shift, però è l'unico modo per evitare di cascar sotto. Ok, signori, piattaforma terminata. Abbiamo anche la scala qua. Potremmo magari mettere già giù i vetri. Allora, qui non le posso mettere. Devo prima mettere uno di questi. E poi... questo e questo, vediamo subito. No, oh sì, sì, ci sta, ci sta. Ok, ok, sì, ci stanno, ci stanno, ci stanno, fantastico. Allora potremmo rompere questo qua, tanto non mi serve. Questi qui li devo rompere purtroppo. Mi sa che però non mi bastano, quindi andiamo sotto un attimo a cuocere altra sabbia, se ce l'ho. O devo andare a recuperarla di nuovo? Mi sa che devo andarla a recuperare di nuovo perché non mi basta. No, non ce l'ho ragazzi, si va a caccia di sabbia. Ok ragazzi, stavo cercando la sabbia, ho sentito un rumore strano, non so se l'avete sentito anche voi. Poi c'è stato il rumore anche di una caverna. Ho preso un colpo. Però vabbè, non importa, prendiamoci ancora un po' di sabbia, devo riuscire a recuperare quel cubo lì. Allora, op, op. Ma c'è... ah, ma c'è una caverna! C'è una caverna qua sotto, guardate. C'è una caverna. Ok, aspettate che però mettiamo un blocco, perché non vorrei mai passare di qua e cascarci dentro. Ok. Perfetto, così non rischiamo di finirci dentro se passiamo di qui per caso. Perfetto. Oh, così possiamo vedere anche il panorama attorno. Poi nel prossimo episodio, ragazzi, andremo ancora... torneremo ad esplorare, eh. Torneremo ad esplorare. No, 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 no. Caspita. Facciamo che chiudere subito tutto, così per salire la scala non rischiamo che i mob ci attacchino. Allora, mi ficco qua dentro e facciamo un buco proprio qua sotto. Aia. Ok. Poi dovrò studiare un modo, ragazzi, per salire... questa cosa qua non me la sono studiata, ragazzi. Non me la sono studiata. Ma no, guardate, per il momento facciamo una cosa. Facciamo che tenere tutto chiuso. Qual era il legno? Questo qua. Mi pare di sì. Sì, questo qua. Facciamo che tenere tutto chiuso qua. E ci mettiamo una bella porta. Poi mi studierò qualcosa. Aspettate che andiamo a farcela. No, perché sennò rischiamo di finire direttamente dentro casa. E non mi sembra proprio il caso. Ah no, è vero. Ok, con questo legno qua si fanno queste porte qua. Avevo già altre due porte da usare. Vabbè. Questa qua non sembra male. Forse è meglio rispetto all'altra di porta. Ok. Ok. Sì, dai, così ci sta. Così ci sta. Ok, direi di lasciare così, poi al massimo modifichiamo poi prossimamente. Allora, possiamo salire. Qui ci metterei una bella pressure plate, però. Così almeno non dobbiamo tutte le volte fare i salti mortali per aprire e chiudere la porta. Allora, ci sta. Me la fa mettere? No, non me la fa mettere. Ah, beh, perché devo tirar via la scala. Ok. Facciamo un saltino. Così si chiude subito dietro di noi. Però aspettate, perché stavo mettendo i vetri l'altra volta. No, aia. Ecco, quello che devo evitare è questo.
Ok, e siamo in cima. Qui chiudiamo, così non rischiamo di finire sotto. Qui non è male, non è male. Potremmo farci una bella porta qua. Perfetto. La roccia la mettiamo qua. Non ho ancora fatto il bordo e non mi dispiacerebbe farlo perché mi sento un po' in pericolo qua fuori. Allora, voilà, voilà, voilà. Vetri. Op, 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 opla, 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 voilà, perfetto. Allora, però ho finito il legno quasi. Ai ai ai, stiamo per finire il legno. Va bene, devo andare a recuperare un po' di legno perché devo ultimare praticamente la casa. Poi, fatemi vedere, è solo una prova, potremmo fare il tetto così perché... Sapete cosa? Col legno, no? Perché se no mi sembra troppo troppo basso. Così è invece un po' più alto. Non so, non dovremmo rischiare con gli Enderman di, diciamo, disturbarli. Però potremmo anche farlo tutto in pietra. Dai, la facciamo, lo facciamo di questo legno qua, il tetto. Però il problema è poi le finestre qua. Ah no, però il problema non sorge perché devo metterci del legno lì. Ok, abbiamo completato anche il tetto, se non sbaglio non dovrebbero mancare pezzi, mi manca solo l'abete per terminare praticamente la costruzione delle pareti. Però è già di nuovo il tramonto, accidenti ragazzi. Sorge il sole e tramonta in un battibaleno. Nel frattempo ragazzi volevo comunicarvi che ho alzato anche la luminosità, perché mi avete detto che non si vedeva più nulla. Guardate là, c'è uno zombie che sta bruciando. Qui non c'è niente qui intorno, giusto? Non c'è niente, fantastico. Beh, non è male, però. Guardate che roba. Adesso poi lo voglio vedere da... voglio vederla dalla distanza. Allora, andiamo a recuperare un po' di legna. Come potete vedere qua attorno ho ripiantato degli alberi che... erano praticamente caduti. Cioè... gli alberi che praticamente ho tirato via e c'erano qua mi hanno dato praticamente dei semi che ho ripiantato subito per non andare poi a cercare il legno dall'altra parte del mondo. Dovrebbe essere questo qua il legno giusto. Vediamo. Dovrebbe essere questo. No, non è questo. Non è questo ragazzi, è il legno di abete. Ok ragazzi, eccomi tornato in cima. Allora facciamo che lavorare ancora questo legno qua. Ok, perfetto. Allora adesso ho abbastanza blocchi per costruire, o almeno terminare di costruire le pareti della casa. Ecco qua, voilà. E facciamo che tirar via la botola e mettere un po' di terra perché mi serve di più. Ok, allora andiamo qua sopra. Perfetto. Tac. Ok. Op, 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 op. E op. Allora, abbiamo terminato anche il tetto. Attenzione a non cascar giù adesso. Ok. Via questo. Il tetto potrei farlo come l'ho già fatto sotto. Però prima, per sicurezza personale anche, mi conviene fare una bella barricata. Ok ragazzi, volevo farvi vedere che stavo praticamente aggiungendo questa tipo canna fumaria che praticamente collegherebbe le due stufe. Ok, ci farei poi un camino sopra il tetto. Dobbiamo farci anche una tipo cosa di segnalazione, una luce sopra. Allora qui possiamo tirare via questa terra. Possiamo usare tranquillamente le mani, tanto si distrugge abbastanza facilmente. Ok. Op, op. E tac, tac, tac. No, mi sono fatto intanto un piccone in ferro nel frattempo. Ok ragazzi, una roba così. Potremmo quasi quasi però fare anche, visto che tanto ho ancora della legna, ne ho ancora un sacco anzi, fare anche un secondo giro. Così intendo, guardate, tanto di materiale ne ho ancora. Ok, così. Speriamo poi non vada tutto a fuoco, perché so che ci sono i fulmini su Minecraft e potrebbero
dar fuoco praticamente alla casa. Spero di no, infatti per quello che gli ho fatto il tetto in pietra. Ok, una bella torcia qua in cima. Lo so, non è niente di che, però ragazzi per il momento non so cosa mettere. Allora, adesso direi che facciamo piazza pulita. Aspettiamo l'alba, sistemo ancora un paio di cose e poi vi faccio vedere il risultato finale. E poi ragazzi termineremo l'episodio perché non so veramente quanto è durato, non so quanto vi ho mostrato. E poi nel prossimo finalmente partiremo per l'avventura. Allora ragazzi, tour velocissimo della casa. Qui devo ancora metterci un letto, quindi andrò a recuperare poi della lana. Qui dobbiamo farci una porta e la facciamo subito, subito, subito. Anzi, scusatemi, prima di sprecare altro legno. Ne ho 10.000 qua di porte, quindi direi di mettere magari una di queste. Questa qua va benissimo. Ok, la mettiamo naturalmente sempre da fuori. Perfetto, così possiamo entrare e uscire. Adesso poi ci metterò magari una pressure plate. Guardate che paesaggio, ragazzi, guardate che roba. Possiamo vedere tutto ciò che ci circonda. È veramente altissima questa torre. Ne sono molto orgoglioso, ne sono molto orgoglioso. Poi naturalmente se avete dei consigli da darmi per migliorarla meglio. Guardate fuori, possiamo vedere tutto quello che accade mentre scendiamo. Poi ho fatto delle semplici scale qua che andremo naturalmente a sistemare nel prossimo episodio o comunque prossimamente. Qua in casa ho tenuto tutto com'era. Ho naturalmente messo il pavimento, visto che me l'avete chiesto nello scorso episodio. Adesso ragazzi, con un piccolo stacco andiamo in lontananza e vi faccio vedere il risultato finale. Perfetto ragazzi, voilà! Guardate che roba, si vede da qua la nostra casa. Quindi è un'ottima torre di segnalazione. Attenzione che stiamo morendo di fame. Per il progetto mi sono basato sulla serie, non so se la conoscete, Il Piccone Viaggiatore, che faceva Sinergo tempo fa. Lo saluto naturalmente perché io seguo molto quei due sul server. Mi piacciono molto le loro serie di Minecraft. Adesso ragazzi ve la voglio far vedere un attimo più da vicino, perché comunque adesso sono andato abbastanza distante. Ho addirittura attraversato tutta la foresta che vedete lì sotto. Perfetto ragazzi, eccoci qua. Guardate che roba, è veramente veramente un faro pazzesco. Però si vede da abbastanza distante. Prima eravamo là in cima ragazzi, quindi si vede da una distanza pazzesca. Secondo me è una casa molto molto carina. Secondo me è molto molto carina. Fatemi sapere ragazzi nei commenti cosa ne pensate. Forse la piattaforma sotto la potevamo fare un po' più piccola, però adesso direi di tenerla così. Nel prossimo episodio naturalmente esploreremo la zona qui attorno. Ho bisogno di recuperare un po' di risorse. Poi magari potremo farci anche un bel orticello qua dietro, perché abbiamo bisogno di cominciare a coltivare qualcosa. Ragazzi, terminiamo qua. Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. E ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui sulla Random Craft, ovvero Minecraft. Alla prossima ragazzi!